È un'annata complicata anche per la coltivazione del luppolo che in Toscana ha il suo quartier generale nella piana di Lucca e nonostante le bizzarrie del tempo si conferma come principale distretto toscano per la coltivazione anche di orzo e avena, che una volta maltificati produrranno la birra tutta toscana. Tuttavia in questo luppoleto la raccolta è in calo per il secondo anno consecutivo. L'anno scorso abbiamo avuto grossi problemi dovuti alla siccità primaverile che hanno portato alla stasi vegetativa della pianta e purtroppo abbiamo subito grossi perdite anche dal punto di vista del numero delle piante nel nostro impianto, mentre quest'anno abbiamo avuto copiose piogge primaverili che hanno favorito il propagarsi di malattie fungine. Stiamo raccogliendo prodotto di ottima qualità, purtroppo con rese relativamente basse per quelle che dovrebbero essere di questa coltura. Dalla coltivazione alla fermentazione in casa, in futuro anche la maltificazione completerà il ciclo di un prodotto, la birra artigianale, che può vantare 1.700.000 consumatori solo in Toscana ed una produzione con il segno più negli ultimi anni, così come lo è l'occupazione under 35 nel settore agricolo in Lucchesia, che segna un più 3%. Ne testimone Gabriele Lorenzi, uno dei tre ideatori della startup Radical Brewery, che nonostante le difficoltà legate all'imprevedibilità dei cambiamenti climatici, guarda con entusiasmo al futuro. Utilizzeremo buona parte del luppolo che stiamo raccogliendo, anche a causa dei quantitativi limitati, per produrre una birra che sarà fatta con luppolo appena raccolto. In meno di 10 ore coglieremo il luppolo, lo lavoreremo separando il coni dalla pianta e lo utilizzeremo nella produzione brassicola.